Amici di Speedrun, ben ritrovati tutte le domeniche sera, ore 22, qui su 12 TV Parma, e oggi abbiamo Elisa Dorni, atleta del CUS Parma. Buonasera a tutti. Allora Elisa, abbiamo chiamato te perché abbiamo filmato l'evento la settimana scorsa a San Secondo e eri presente questa Physic Run, 12 10 km e 5, però l'arrivo nel castello di San Secondo. Bellissimo, questa modifica è stata veramente una bellissima idea, anche perché non conoscevo il castello e anche l'opportunità di andarla a visitare successivamente è una bella occasione. Bella occasione che tra poco andremo a vedere nelle immagini. Ringraziamo anche Silvia Merighi che ha agevolato anche me a correre, così mi ha sostituito a fare qualche immagine della partenza e qualche video intorno alla rocca di San Secondo. Però tu Elisa stai svolgendo un allenamento con tante donne lunedì sera, sì, stiamo invadendo il Parco Ducale, c'è proprio un'invasione di donne, 150 donne che iniziano a correre oppure che già corrono ma vogliono migliorarsi, e grazie a Donna Moderna, un'iniziativa che si chiama Corri con noi, e anzi potete seguirci ben volentieri e seguire le loro avventure, perché un'ottantina di queste donne stanno iniziando da zero a correre, quindi le vedrete presto nel campionato provinciale, agguerrite più che mai, ed è una bellissima iniziativa. Tutti i lunedì alle 18:30 al parco, e durerà 28 allenamenti, quindi praticamente fino alla fine dell'anno, fino a novembre, con instancabili con una piccola interruzione ad agosto, giusto per non scioglierle sull'asfalto nel scaldone parmigiano, e quindi penso già ne vedremo un gruppettino la Cetila Run. Bene, e tra poco andremo a sentire anche Luigi Passerini, non mi veniva il nome, per le ultimissime di questa Cetila Run. Parola alle immagini a San Secondo. Ragazzi, devo dire, Luca Caselli, Massimiliano Marcheselli e Romano Pastorelli sono bravissimi. Dal niente, qui a San Secondo hanno organizzato una manifestazione che per noi è un orgoglio dal punto di vista sportivo. Relax, sperando che non piova. Sperando che non piova, dai. Io sto studiando al parco, ma a parte che tutte le domeniche ci sono qui, più o meno. Ma non le svegliamo gli avversari. Buongiorno, facciamo il passatore, facciamo il passatore, andiamo. Quest'anno l'arrivo è dentro al castello, è un piano B che abbiamo deciso all'ultimo momento ieri per poter meglio accogliere i corridori, visto che il tempo minaccia pioggia, però è venuta molto bene anche così. Senza pioggia per fortuna, vediamo come andranno. Ho trovato traffico a venire qua, sì. Molto. Quest'anno sono nel comitato organizzativo della Strafuso per Rani, che si svolgerà a maggio, quindi vi invito tutti, non mancate, venite su a Scurano numerosi, abbiamo allargato i premi, 3 per ogni categoria. We'll be right back.
settima edizione, quest'anno abbiamo cambiato un pochettino quello che è la location, sembra che la gente l'abbia apprezzato, il nostro studio è sempre presente come ogni anno, sia come sponsorizzazione che come parte pratica. Quest'anno abbiamo aggiunto un lettino in più, visto che la partecipazione aumenta sempre di più, siamo contenti, comunque la gente partecipa, la gente viene anche in studio direttamente a farsi trattare, quindi c'è un riscontro sia divertente ma anche un professionale, quindi noi siamo sempre soddisfatti di questa gara. Direi che è andata molto molto bene, più che soddisfatti. Una bella edizione e bella partecipazione. Sì, è stata bella, abbiamo variato un attimino il percorso causa problemi tecnici, però è andata molto molto bene lo stesso. Sì, anch'io sono molto soddisfatto, siamo contenti di questa nuova sistemazione all'interno della Rocca, è piaciuta a tutti i partecipanti e diciamo che ha dato quel tocco in più che dopo tanti anni arrivare nel parco serviva. Appuntamento all'ottavo. Sì, a questo punto ci vediamo tutti l'anno prossimo, anzi vi ricordo che il 24 o 25 agosto, non ricordo bene il giorno, 24 ci sarà la staffetta della Spallacotta in notturna il venerdì sera, è un 4x1000. Direi che le passate edizioni è andata molto molto bene, quindi vi aspettiamo numerosi, perché poi si mangia. Eccoci dopo la pubblicità, dopo aver visto la Physic Run di San Secondo, però c'è in proiezione venerdì 3 maggio la Cetila Run nel cuore di Parma, si corre. Esatto. L'hai fatto qualche volta? Giusto, quella decina di volte. La conosco a memoria, conosco anche i San Pietrini, chilometro dopo chilometro, quindi sì, la conosco bene. Bene, allora andiamo a vedere le ultime notizie di questa Cetila Run, la corsa nel cuore di Parma. Eccola la maglia ufficiale per la Cetila Run, la corsa nel cuore della città che andrà in scena venerdì 3 maggio dalle 19.45 con partenza dal Parco della Cittadella. È stata presentata in Piazza Garibaldi, testimonial i calciatori del Parma Dezzi Di Marco. Sfondo di colore azzurro, cuciture esterne in contrasto bianche, versione sia maschile che femminile, è fornita dal partner RA per un evento molto atteso nel mondo del podismo inserito nel calendario regionale FIDAL. È uno dei fiori all'occhiello nel panorama delle manifestazioni targate CUS Parma, 8 km nei luoghi più suggestivi del centro, grazie anche al sostegno di Comune, Università e del main sponsor Farmanutra. Diciamo nella tradizione e un po' nell'innovazione, comunque 3 maggio Parco Cittadella, partiamo con la prima 19.45, ci siamo spostati un po' in avanti per venire un po' incontro anche alle esigenze magari di qualche runner che lavora e della città che ha bisogno di rientrare a casa, per cui abbiamo deciso anche di fare una festa post evento, quindi un po' di DJ set, musica, un'area food per accogliere tutti i runner e le loro famiglie e anche gli appassionati o semplicemente chi ha voglia di passare una serata all'aria aperta. Ci sarà la corsa principale, ma anche la run special e la family run non competitive e aperte a tutti, oltre alla staff race e alla uni race, quest'ultima rivolta agli studenti universitari. Ma sarà molto più che una semplice serata di podismo. Ci saranno un expo e l'area food con DJ set per godersi al massimo anche il post competizione tra musica e tanto altro. Insomma, una sorta di happy hour davvero speciale sempre nel cuore della città. Iscrizioni possibili fino al giorno della gara compreso. We'll be right back.
chiudiamo questa puntata di Speedrunner andando a vedere un piatto di Arte Gusto con il chef Alfonso Francese. Sei mai stata ad Arte Gusto? Sì, ci sono stata, sì? Si mangia molto bene. Bene, allora andiamo a vedere un piatto che ci ha preparato lo chef per noi podisti, che dopo la gara bisogna alimentarsi. Dobbiamo reintegrare. Ecco, andiamo a vedere. Buongiorno, ben ritrovati nella cucina di Arte Gusto. Oggi prepariamo una ricetta semplicissima del nostro menù, che potete tranquillamente preparare anche a casa. Facciamo un classico spaghetti allo scoglio. Tutti i frutti di mare, pomodorino, aglio, prezzemolo e olio extravergine. Basta. Iniziamo con olio extravergine. Aglio, intanto mettiamo giù la pasta in acqua bollente precedentemente salata. Stiamo tagliando i calamaretti, un calamaretto nostrano. Con l'aglio biondo mettiamo i nostri calamaretti. Mettiamo gli scampetti, un gamberetto rosso di Mazara del Vallo. Ecco. Aggiungiamo i nostri pomodorini. Goccino di brodo di pesce, abbiamo la nostra cottura della pasta che la teniamo molto al dente per questo sugo, così tempo che noi, perché lo spaghetto è facilissimo che scuoce, tenendolo molto al dente riusciamo a avere sempre uno spaghetto al dente nel nostro sugo. Aggiustiamo sempre di pepe. Un po' prezzemolo. Praticamente le cozze e le vongole li aggiungiamo alla fine, quando già gli altri pesci sono praticamente cotti. Ecco il nostro sugo praticamente già pronto. Aspettiamo giusto un minuto ancora per la pasta. Ecco, potete notare la pasta un po' al dente. La lasciamo cucinare ancora un pochino in questo sugo. Volendo possiamo aggiungere anche un mestolino di acqua di cottura dello spaghetto. Frittiamo un po' di prezzemolo che alla fine glielo mettiamo fresco, a crudo. Ecco, direi che il nostro piatto già pronto e siamo pronti per l'impiattamento. Ecco, per l'impiattamento ci aiutiamo con un mestolino, così non andiamo a sbrotolare il piatto. Thank you.
mettiamo prezzemolo fresco e ciuffettino da decoro. Il nostro spaghetto è pronto. Ecco, il piatto è pronto, è arrivato il momento del vino. Chiamiamo Mario. Allora, su questo piatto abbiniamo un vino di Mastro Berardino, che è un aglianico vinificato in bianco, che si chiama Nero a Metà. È un vino campano che si addice molto a questo piatto, molto fresco, sapido, buonissimo, buon appetito a tutti. Signori, grazie. Questo è un piatto che possiamo trovare sempre sul nostro menù. Vi aspettiamo da Arte Gusto. Grazie, grazie a tutti. Siamo giunti al termine di questa puntata. Tante immagini, tanti menù. Un ricco menù di corsa e di cibo. Però domani sera io altro allenamento. Corri con noi, vi aspetto assolutamente, almeno venite a dare un'occhiata a lunedì sera alle 18.30 al nostro gruppone, domani sera alle 18.30 al Parco Ducale, ingresso di via Kennedy. E ci tengo anche a dire che il Circolo Giovane Italia ci permette di tenere le borse e quindi ci lascia di lasciare i nostri oggetti in sicurezza e correremo all'interno del parco con i nostri quattro coach. Vi aspetto, venite a dare un'occhiata e, perché no, a iscrivervi. Bene, una corsa aperta a tutti. Ricordiamo appuntamento con noi a Radio Speedrunner alle ore 17.05 al venerdì su Radio Parma, però la domenica sera sempre qui su 12 TV Parma alle ore 22 le corse del vostro territorio, le vostre fatiche proiettate in TV. Grazie Elisadona di essere stata con noi. Grazie a voi, grazie a Speedrunner. Ciao a tutti, e non c'è Beppe, buona corsa a tutti, lo dico ciao io. Ciao Beppe, ci sono io oggi.